Doveva essere un video in cui io riparo le lampade IKEA che lampeggiano, ma si è trasformato in ben altro, anzi in ben altro. Perché io queste lampade IKEA le ho comprate diversi anni fa e si vede anche dalla polvere, non sono proprio tutte uguali, però sono similaun tra di loro. Sono delle lampade. Adesso non mi ricordo più la marca. Ne parla questo canale che mi piace molto, bigclive.com. Eccolo qua. Dovrebbe essere questa la lampada. È una LEDare. Con queste lampade noi possiamo tranquillamente andare a LEDare 400 lumen, qualsiasi cosa cazzo voglia dire che non si capisce mai con sti lumen. Insomma, fa luce o non fa luce? Devo dire che fa abbastanza luce. 6,3 watt. E quindi ho un bel po' di queste LEDare a casa, nel lampadario ne ho 5, poi ne ho 2 di lato, poi ne ho altre 2 in un'altra stanza, poi ho tutte queste tra scala e bagno più altre 2. Insomma, a casa una 20-25 di queste lampade ce le ho. E alcune di esse, se rimangono molto accese, come avete potuto vedere, incominciano a lampeggiare. Questo è un problema noto, è un condensatore che va cambiato, d'accordo. E quindi mi sono detto ok, smontiamo queste lampade, ma prima ho fatto un esperimento che adesso vi mostro perché ho visto appunto questi video di come cazzo si chiama del carissimo bigclive.com che spesso smonta, spiega questi circuiti all'interno delle lampade, ma non solo, spiega un sacco di cose, è un canale fantastico che vi consiglio di andare a vedere e seguire. E lui parla spesso di queste cosiddette Dubai Lamp, queste lampade prodotte solo per il mercato di Dubai che consumano molto meno, quasi meno della metà delle lampade LED che noi abbiamo, ma soprattutto durano un sacco di tempo. Perché? Perché mi sono posto questa domanda? Perché se tu vai a vedere le caratteristiche dei LED montati all'interno di queste lampade, e ne parla in un altro video che adesso non mi ricordo, ma lo troverò. Le caratteristiche dei chip LED parlano di durate di 40-50.000 ore, parlano di durate pazzesche. E allora io mi domando perché dopo 2-3 anni una lampada a LED mi si brucia quando mi avete promesso, maledetti, mi avete promesso che queste lampade erano praticamente eterne rispetto a quelle a filamento? Per un semplice motivo, che i produttori di lampade vogliono che voi comprate le lampade. Se vi vendono una lampada che vi dura 15 anni, loro chiudono. Quindi cosa fanno? Prendono questi LED e li stressano a bestia facendoli lavorare al limite delle prestazioni, quindi facendole anche scaldare tanto in alcuni casi, e così il LED dopo un po' si brucia e voi tranquillamente andate a comprarvi un'altra lampada, quando una lampada a filamento che durava praticamente uguale, allo stesso modo se non di più, vi costava un euro e capite bene che quando si parla di risparmio energetico, spesso sono delle grandissime bastardate. Sono delle bastardate fatte per fottere i soldi. Ora cercherò di non fare il solito italiota. Ho preparato un setup mortale, voi non fatelo mai, mai, non fate mai, mai questa cosa, non fatela mai. Ho collegato la 220 volt, che poi è 230, ma io continuo a chiamarla 220. A questo cavo originale Olivetti di una calcolatrice Olivetti degli anni 70 con due di questi alligator clip, questi cavetti con le pinze alligatori che vanno attraverso un volmetro che misura la corrente che passa attraverso questo 220 e qui avrò la mia 220 e io accenderò queste lampade e vedremo quanta corrente io suco, quanta corrente suco accendendo una di queste lampadine e poi faremo il calcolo potenza uguale V per I, quindi 2,30 per la corrente che io suco e vedremo quanto effettivamente consumano queste lampade.
Quindi adesso io non vi farò vedere questa roba, ve la faccio vedere dopo. Però farò le due misure puntando qui, perché non so farlo tutte e due insieme, non dovrei spostare quello qui, non mi va. E insomma, adesso voi vedrete la misura, le misure di queste lampadine. Non fate mai queste cose. Io adesso infilo la spina e su questi due terminali io ho la 220 volt qui, quindi si muore, attenzione. Ora io con questi due terminali toccherò questa lampadina, che è una LEDare 6,3 watt 400 lumen. Vediamo quanto consuma. Quindi da una parte tocco la parte così, e poi ve lo faccio vedere. Accendiamo e vediamo il consumo. Se è accesa, 38 mA, 38,83. Vedete, si vede anche che si accende. Ok, bene, questa ne consuma 38,83, palindromo. Proviamo quest'altra che è uguale, forse un po' più recente. 30, che strano, questa ne consuma di meno. Siamo sicuri che è uguale? Eh sì, qui dice 35 mA, invece ne consuma 30. C'è scritto il consumo di corrente. Ah, 58 mA. Questa dice 58 mA. 63 lumen per watt, questa è 35 mA, 63 lumen per watt. Ma guarda che strano. Caratteristiche di lumen identiche, però una consuma più dell'altra. Però mi dice 6,3 watt. 38,83, 30 mA. Vediamo questa che è più piccolina, non è una LEDare. Questa deve essere una cagare. Vediamo questa. 22,40, 5,60, 400 lumen, 5 watt, 80 lumen per watt. Questa sembra più efficiente. 48 mA, vediamo se è vero. Accendiamo, tocchiamo un polo e l'altro e leggo 31 mA invece. Chissà, forse si scalda? No, perché è uguale. Proviamo infine questa, che è una di quelle che mi lampeggiavano, ne ho due. E qui mi dice 58 mA e vediamo quanto mi consuma. Si vede che la tecnologia delle lampade con gli anni è cambiata e IKEA ha cambiato tipo di lampada. E questa ne consuma 39, dai. 39 mA, 40. Parente di 40, qui dice 58 mA. Molto interessante. Ma adesso proviamo anche questa. Questa lampada è... Poi ve lo spiego. Proviamo questa. Vediamo che luce fa. 16 mA. Interessante, come mai fa 16 mA? Scusate, sono veramente un italiota. Cosa è appena successo? È successo che questa lampadina, io la misuro così, vedete, tocco qua e con questo, attenzione c'è la 220, tocco qua, leggo 38 mA. Poi prendo questa lampadina. Io mi metto qua, tocco qua e tocco qua, 16 mA e mezzo. Interessante, però è la stessa. LEDare cagare, 58 mA, però cosa sono questi segni? Ah, ma c'è il trucco allora. È uguale, ma in realtà no. Adesso guardiamo cosa accade. Ok, lui ovviamente parla inglese, però ve lo spiego. Lui si è smontato una delle lampade, si è smontato una lampada cinese in realtà, ne ha smontate due perché queste non sono IKEA. Gli ho spiegato come funzionano. E qui indica che c'è un raddrizzatore, c'è un condensatore in parallelo qui, e spiega soprattutto come fa il chip a capire quanta corrente mandare ai LED per accenderli più o meno. Dopodiché lui si disegna lo schema e spiega come funziona. Appunto, abbiamo una resistenza qua di carico iniziale che permette a questo condensatore in parallelo di caricarsi in modo un po' più tranquillo. Questa resistenza in parallelo permette al condensatore di scaricarsi quando si spegne la luce, quindi
me lo scarica. Poi abbiamo tutti i LED in serie. Qui abbiamo una corrente raddrizzata, perché qui entra 220, viene raddrizzata e diventa 340, è 1,41 per eccetera eccetera, fate i conti, studiate elettronica, va bene, sappiate che è così. Siamo a 340 volt dalla 220, oppure a 170 volt se avete la sfortuna di vivere negli Stati Uniti, dove comunque usano delle misure come lunghezza di una rana, come code di lucertola o pollici o cose così. Va bene, i LED in serie vanno a questo chip, il chip controlla quanta corrente passa. Come lo fa? Attraverso due resistenze che sono messe in parallelo per permettere di calibrarle in modo più preciso. Dopodiché Sir Clive, non è Sir Clive ma Big Clive, cosa fa a un certo punto? Lui spiega che modificando il valore di questa resistenza fatta da questi due in parallelo si può decidere quanta corrente farà passare nei LED. But it means that you can actually, you can change these resistors. Puoi cambiare queste resistenze. And you can make that lamp any power you want. So say for an... Puoi creare questa lampada, puoi modificarla in modo da usare la potenza che vuoi tu. Instance, this lamp is absolutely baking these LEDs. Ecco, lui spiega, questo tipo di lampada in questo momento sta cuocendo questi LED, perché lui ha fatto una misura prima con la termocamera, i LED funzionano in questo caso attorno ai 90 gradi, cioè stanno cuocendo letteralmente. You could turn this into a 1 or 2 watt lamp if you... Dice, lui, tu modificando queste resistenze puoi trasformare questa lampada in una lampada che consuma 1 o 2 watt. Say for instance in the UK if you put a... if you want to turn it into a 2 watt lamp, you could replace those two resistors with a 100 ohm resistor and it would regulate down to a proper... Insomma, lui sta spiegando che ha fatto anche delle prove e ha visto che per trasformare... E fammelo vedere, cazzo! Fammi vedere il disegnetto. Ecco qua, lui si è fatto le prove che mettendo al posto di queste resistenze che sono nel circuito una resistenza di questo valore qua, lui può trasformare la lampada in 5 watt, in 4 watt, in 3, 2 o addirittura da 1 watt. Una lampada da 1 watt, che consuma 1 watt. Ovviamente farà un po' meno luce, logicamente, però sarà praticamente eterna perché questi LED lavoreranno in modo ultra rilassato. Solo che lui lo fa in modo professionale, non come me, come un cazzaro, come un italiota. E quindi lui adesso accende la lampada e vede che... Put the cover on. Che consuma in questo caso 2.48 is pretty good. E qui scesa. Lui adesso ha fatto un calcolo per cui ha visto che con queste due resistenze da 51 e da 82 in parallelo a 31 ohm e ha deciso di tagliarne una, di toglierne una, quindi andare a 51 oppure a 82 ohm. E ha calcolato che usando soltanto questa lui ottiene una lampada da 2,4 watt anziché circa 8 watt di questa lampada. So here's a lamp. I'm going to keep the 82 ohm resistor. I'm going to get rid of the 51 ohm resistor. Che è quello che vi ho appena detto. Tiene questa e si libera di questa e lo fa in modo brutal, la cosa mi piace molto. Invece di dissaldarlo lui la trancia con il taglierino. I'm going to just go into the snips and I'm going to break that off. E la taglia. I could try and break it off. Maybe I won't break. Va bene, comunque la taglia, il fatto è che alla fine lui la prova e ottiene un consumo di... Is pretty good. I think that's... 2,4 watt, che direi ottimo per una lampada che ne consumava 8 e funzionava a 90 gradi, e è una cosa buona. Allora mi sono detto, beh cazzo, proviamo, vediamo come sono fatte queste lampade IKEA. Sicuramente troverò dentro un circuito così e quindi ho scoppolato una lampadina IKEA e dentro mi sono trovato questa superfetazione di nulla. Mi sono trovato i 5 LED e mi sono detto, ma non c'è un cazzo. Ok, apriamo questo circuito. Quindi mano al cacciavite, questa ha due viti che si devono eradicare con rabbia. Dopodiché la schedina, mi sono detto, ok, la schedina c'ha questo connettore qui, verrà fuori tutta bella pulita e dentro avrò il mio circuito. E invece dentro non ho un cazzo di niente, perché il circuito è qua. E qui cominciano le bestemmie, perché ho detto, ok, tiro fuori il circuito. Il circuito non viene fuori perché i maledetti porci che hanno sviluppato questa lampada sono dei porci
hanno saldato i fili nella parte in fondo del circuito a questi due connettori della lampada, e non è che tu puoi tirar fuori, non è che hanno lasciato del filo in più, no, sono saldati là dentro e poi hanno montato la lampada e te saludi, non puoi metterci le mani. Ah, e quindi sono partite le bestemmie. Ora, per riprendere il discorso fatto bene, adesso noi proveremo ad aprire una di queste lampade da zero e vediamo insieme cosa bisogna fare. Mi sono detto che non è necessario rischiare la morte ogni volta che si fanno delle prove di questo tipo, quindi monterò un portalampada per rendere il tutto un po' più semplice. Ed ecco un bel portalampada super fetato in cui possiamo avvitare la nostra lampada, quella che decideremo di smontare, che è questa. Quindi la avvitiamo. E adesso qua io ho identificato la fase, per cui seguo la fase. La fase è sul cavetto rosso che in questo momento va al tester. Torna qui. E quindi adesso io questo lo devo attaccare qua, quindi mi serviranno altri due cavi della morte. Qui c'è un altro filo bianco che in teoria potrei isolare, ma ho deciso che me ne sbatto. Voi non fate mai queste cose, mai. Ora io posso entrare qui con la mia 220, ma sì, dai, un giretto di nastro glielo diamo, che so già potrebbero succedere delle catastrofi. Ecco, ho messo un po' troppo. Facciamo le cose per bene oggi, isoliamo, anche se stiamo usando dei cavi del cazzo, però. Ma comunque voi non fate mai ciò, mai. Quindi ora posso ficcare una lampadina nel portalampada. Dunque, portalampada in plastica, ma che io tocco sempre con cautela come se fosse Antani, perché non si sa mai. Adesso ficco la spina, vediamo che succede. Ed ecco che la lampada si è accesa. Si è accesa, ma voi non vedete, ma io ve lo faccio vedere perché io lì ho un consumo di 38,9 milliampere. Sono in corrente alternata, sto misurando 38,9 milliampere, sono nella scala 440 milliampere. Andiamo a vedere. Fanculo. Scusate, sono veramente un italiota. Allora, corrente, ficco qua, lampadina, accendo e lui mi misura i miei 38,82 milliampere, sono in scala 40 milliampere. Bene, adesso noi questa lampada la diverticoliamo. Stacco la corrente. Come si apre sta lampada? Sta lampada, il cazzo incorporato, è incollato in un modo bestial vomit, e quindi l'unica è ficcare qualcosa qua in mezzo. Io userò questo plettro per aprire i telefoni. Porco, ok, ho già i nervi. L'unica cosa difficile in tutto questo è aprire queste stracazzo di lampade. Pare che sti merdosi, è pazzesco. Allora, si rischia veramente di farsi male, c'è poco da fare, bisogna rompere un pezzetto per poi andare dentro e diverticolare con odio. Bisogna stare attenti facendo questo, perché si rischia di fare leva e sfracellare un LED. Vedete che ne ho quasi sfracellato uno, il che non è una cosa buona. Infatti la cosa che faccio ora è provarla così, perché potrei averla sfasciata, il che produrrebbe in me una serie di bestemmie epocali. Ma, come vedete, funziona. Proseguiamo nell'orrore. Questa è una lampada non modificata, che misura, come dicevamo, 38, un cazzo milliampere. E togliamo il circuitino. Da notare che questo è identificato con che cazzo è identificato? C'è un più, c'è un S4 più, un S3 meno, c'è più e meno, che corrisponde a
S4 più S3 meno, è scritto qua sotto sul circuito che ora andiamo immediatamente a vedere. E nel vedere questo circuito io ho immediatamente cominciato a bestemmiare, perché è completamente diverso da questo. E quindi mi sono detto, ma che cazzo è? È un circuito con componenti discroti. Vedo già che, come vi dicevo, è impossibile da smontare perché è fissato all'interno, là sotto, in fondo. Quindi non so proprio come potrò arrivare a cambiare il condensatore che devo cambiare, che sicuramente è uno di questi due elettrolitici in fondo. E allora mi sono detto, ok, io cerco lo schema di questa lampada. Non ho trovato lo schema di questa lampada. Ho trovato forse l'altro video in cui Mr. Cleave smonta questa e fa vedere un pezzo di circuito che gli assomiglia, ma non è uguale. Però il pattern è sempre lo stesso. Alla fine lui spiega come funziona. E ci sono sempre due resistenze in parallelo che controllano quanto questa lampada consuma, quanta luce emette, probabilmente anche il tipo di luce che emette. Allora mi sono detto, ok, cerchiamo queste due resistenze, che di solito sono di valore basso. Qui sono addirittura di 11 ohm e 10 ohm, in parallelo fa circa 5 ohm. Qua io mi sono messo a guardare e non vedevo un cazzo. Siccome non si vede un cazzo, ci sono queste due. Ora forse con la telecamera si riescono a vedere, a leggere. Ecco, vaffanculo, come ho detto, vaffanculo, telecamera del cazzo. Va bene, io ho fatto delle foto col telefono e sono riuscito a capire che questa R6 e R7 hanno un valore un po' troppo alto per essere il sense della corrente. Ci sono andato a intuito, ho detto, vediamo che cazzo è. Ma qui in fondo, R4 ed R5, queste hanno, vaffanculo, queste R4 e R5 hanno dei valori molto piccoli. E quindi io mi sono detto, ok, R4 ed R5. E ho fatto le foto col telefono. E dalle foto col telefono vedo che uno è da 1R2, dovrebbe essere 1,2 ohm, e l'altra è da 2 qualcosa R0, boh, non si legge, 21R0, 21 ohm, non mi sembra strano. Bah. Io ho rifatto la foto meglio e leggo una cosa strana, che qua dice 1P2 col punto e 2R40. Quindi potrebbe essere una R questa, 1,2 e 2,4. È possibile che siano 1,2 e 2,4? Ho ragionato di sì. Ho deciso di crederci e mi sono detto, ok, io Fidel Castro la resistenza da 1,2 e lascio solo questa. Ed è la cosa che ho fatto. Come ho fatto? Ho preso un cacciavitino e ho scoppolato via la resistenza con odio e rabbia. Cosa che adesso, se ci riesco, vi faccio vedere. No, non si vedrà mai. Comunque lì ci sono le resistenze. Io devo scoppolare questa qua esterna e quindi con odio io ficco il cacciavite dentro così e faccio leva finché non la scoppolo via, spaccandola sostanzialmente. Vedete? L'ho spaccata. Si rischia di spaccare anche l'altra accanto, cosa che non mi sembra di avere fatto, però ho veramente fatto scoppolare la resistenza da 1,2. Vediamo se si vede, vediamo se in effetti la resistenza è scoppolata via. Vedete che è spaccata e quella accanto è sana, il che è bene. Ho dato un ulteriore colpetto di violenza fisica e verbale. Adesso io qua leggo S4 e qui leggo S4, quindi lo metto come va messo, perché ho un positivo e un negativo, e ficco di nuovo il LED, se ci riesco, nel suo connettore. E a questo punto potrei avvitare le due viti, ma ho deciso che me ne sbatto, perché io adesso avvito qua e proviamo così com'è. Vediamo se questa lampada esplode in diretta. Attenzione! E si è accesa. E cosa misuro io adesso? 17 mA. Quando prima ne misurava 38, quindi abbiamo più che dimezzato. Ovviamente fa un po' meno luce, però cavolo, comunque un bel risultato. Adesso la chiudiamo e vediamo. Io vi sto muovendo la camera in giro perché non vorrei che pensiate, ah, ma asbesto ci sta prendendo per il culo perché qua non è possibile, eccetera, eccetera. Faccio notare che ho tolto la spina,
Invece no, è proprio così, è proprio che questi LED possono lavorare con menissimo corrente. Ora bestemmio. E comunque fare una luce discrota. Bene, abbiamo una lampada mezza sfasciata che possiamo attaccare così a cazzo, poi ci mettiamo un po' di colla, vaffanculo, però questa lampada, se riesco a ficcare la spina. Questa lampada fa la sua luce e consuma molto meno. Fa meno luce, d'accordo, lo sappiamo che fa meno luce, è così, però fa. Ci mettiamo il suo diffusore e vaffanculo, possiamo anche decidere di fargli fare un po' più luce mettendogli l'altra, facendo saltare l'altra resistenza, quella più grande, in modo da fargli passare più corrente. Vediamo se si nota la differenza con una di queste sane. Questa è un valore diverso, forse sì, questa fa più luce, d'accordo. Ma non è tutta questa differenza. C'è da dire che questa fa una bella luce e questa fa. Siamo lì, un po' meno, però siamo lì. Ora, per quanto riguarda il problema per cui abbiamo deciso di smontare queste lampade, io non so che cazzo fare perché i condensatori all'interno non sono raggiungibili. E comunque queste IKEA. Adesso facciamo una misura di. Sì, dovrei aprire anche questa. Perché queste IKEA rimangono molto fredde, quindi non consumano sicuramente così tanto. Ora, mi piacerebbe tanto riuscire ad aprire questo. Vediamo se con l'uso della violenza bruta. No. Sto masturbando la lampada. Ma non si apre. Maledetti. Maledetti, l'hanno fatta bene questa lampada. Va bene, facciamo un altro esperimento. Vediamo con la termocamera Vevor che vi consiglio assolutamente di comprare. Trovate il link in descrizione perché è meravigliosa. Vediamo effettivamente quanto scalda. Però bisognerebbe scoppolarla. Adesso la scoppoliamo. Casomai facciamo la modifica anche su questa. Lampada scoppolata e abbiamo i LED a 45 gradi, 50, 52. 53 gradi, stanno salendo, le temperature di questi LED stanno salendo. Vediamo se riesco a inquadrarlo. E che cazzo! Beh, anche loro scaldano, eh! Siamo a 61 gradi come temperatura massima di questo LED, 62,9. 62, 61, 60. Siamo a 60 gradi circa. Proviamo. La lampada, così per così dire, defottuta, potenziata, defottuta, depotenzifottutata. Abbiamo LED accesi, sono a 30 gradi, 31, 30, 31, quindi la metà, scalda la metà. Fa meno luce, ma è estremamente più efficiente. Abbiamo meno energia convertita in calore. Quindi, secondo me, la modifica ha il suo senso. Cazzo, siamo a 30 gradi, notevole. Questa lampada IKEA è differente, c'è una saldatura sui terminali di quello che dovrebbe essere il connettore fatto così, quindi dobbiamo dissaldare. E in questa la circuiteria è leggermente differente. Intanto questa troiata vomitata è saldata e quindi ho dovuto usare la violenza perché ovviamente è saldata col merdoso stagno ROHS, altra fregatura fatta per fottere soldi alla gente. Va bene, comunque qua è differente. Ho trovato le due resistenze, sono qua dentro inficcate. Ho fatto le foto col telefono per ingrandire. E ho trovato queste due da 3 e da 3,3, quindi 3R30 sono 3,3, questa è da 3 ohm. Quindi io decido che toglierò quella in fondo, forse è la più semplice da togliere. La Fidel castrerò con la violenza inaudita che mi contraddistingue in quanto italiota dedito a rutti, e quindi con fare da italiota io squarto questa resistenza cercando di riuscirci, soprattutto perché non è facile. Questa non si toglie. Potrei provarci col saldatore visto che è acceso. È dura perché non si può estrarre questa schedina, e non potendola estrarre, poi alla fine sei costretto a fare l'italiota. Questa la sfascerò tutta, mi sa. Ecco, ho strappato il circuito. Bene, oh, affanculo, così riusciamo a vederlo bene. E qua gli attacco a dei fili lunghi 1 metro. Maledizione. Ecco il circuito, vediamo se riesco a fare un'inquadratura decente di questo cazzo di circuito, ma io adesso li strappo tutti e vaffanculo.
che non è possibile fare così. Metti a fuoco, telecamera del cazzo. Ed ecco, la R6 che sto cercando di masturbare è questa. Sto cercando di macellare questa resistenza e non ci sono riuscito, ma ora ci riuscirò, perché la forza della rabbia è potente in me ed è difficile da fare con in mezzo la telecamera, però lo farò. Lo farò con odio e con disgusto. Ecco fatto. È saltata questa cazzo di resistenza. È saltata via. Bene. Ho tolto quella che credo a occhio sia la resistenza di caduta che misura il consumo di corrente. Spero di non avere fidalcastrato altro con il cacciavite. Ora devo solo risaldare due filettini. Sicuramente non ci riuscirò mai, perché vallo a saldare un filo qua sotto. Vedete come sono stronzi? Hanno messo la resistenza di caduta qua sotto e chi cazzo lo va a saldare adesso lì? Chi cazzo ci va? Niente, questa lampada è condemned, secondo me. Non riuscirò a metterla a posto perché è fatta per essere sfasciata. E come cazzo si fa? Vediamo se riesco a allargare questi cazzi e liberarla. Però devo levarmi dal cazzo sta telecamera. Troiaio, violenza, cavi allungati, chissà se fanno falso contatto o se toccano sotto, mi pare di no. Io ricollego e risaldo, così, qua gli metterò, non lo so, della colla a caldo. Io ho scoperto che questo in teoria si dovrebbe svitare, quindi ora io gli metto della colla. Le bestemmie quando capitano nelle mani queste cose che sono fatte per non essere aggiustate. C'è solo da bestemmiare. Allora, io qua ci metterò questo Bostik, questo Polymax. Ecco, vedete, qui ci sono saldature e controsaldature. Io gli sbatto un po' di questa merda. Questo non si aprirà mai più. Mi ficco così, mi sporco anche le mani e mi farò malissimo con questa lampada, io già lo so. Direi vaffanculo, ma io già sto squartando la lampada. Va bene, me ne sbatto. Questa lampada è così. Non so quanto ci metterà ad asciugare, ma io vorrei che uscisse sto cazzo di Polymax, porca troia! Oh, ora sì, che glielo posso sbattere come dico io, un culo. Policazzo, no Polymax? Perfetto, ora speriamo che asciughi in tempi ragionevoli. Sta lampada è stata smontata in modo ultra cruento, ma forse abbiamo imparato delle cose. Ora, questo glielo ficco qua e questo lo saldiamo. Fanculo ROHS, lo saldiamo con lo stagno al piombo come vanno fatte le cose. Yeah. E ora c'è da sperare che la lampada funzioni mentre io continuo a sporcarmi irrimediabilmente. La proviamo. Spina staccata. Dovrebbe cazzo fare contatto. Vediamo che cazzo fa quando ficco la spina. Ma perché? Ed ecco che si accende. Ed ecco che il consumo è sceso a... E levati dal cazzo tu. 18 mA. Molto bene. Quindi ci siamo riusciti anche su questa che era diversa. Adesso proviamo a raffinare il metodo. Perché? Scaldando con l'asciugacapelli per un po' di tempo questa merda, cagata e vomitata, la colla si era ammollita e con una violenza inaudita con le mani, spaccandomi le mani, sono riuscito a... praticamente a svitare e questa colla si rammollisce evidentemente. D'accordo, adesso dobbiamo passare all'altra fase, cioè scoppolare questo e liberare il circuito, quindi dissaldare questo maledetto ROHS. E non è facile, nel frattempo mi stanno crescendo dei nervi pazzeschi, perché si è sfasciato il saldatore. C'è da eliminare questo cazzo di stagno ROHS del cazzo. E l'unica è aggiungere dello stagno nuovo per cercare di sciogliere quello maledetto ROHS. È l'unico modo di farlo, perché appena si toglie il saldatore si raffredda. Bisogna scaldarlo con violenza e batte. Si libera. Finché lo abbiamo appunto liberato. E chissà che questo non abbia un po' più di spazio per infilarci il saldatore a una temperatura di 2000 gradi. Sì, l'ho sollevata con violenza il saldatore. Bene, io a questo punto la lascio lì così. A me che cazzo me ne frega di toglierla. La lascio lì sollevata, così la modifica è reversibile.
E quindi posso rimettere tutto a posto, posso richiudere qua, posso saldare con dello stagno normale. Io lo so che voi non vedete un cazzo, ma non c'è un cazzo da vedere, ve l'ho spiegato 200 volte. E a questo punto, visto che non ho sfasciato nulla qua, in teoria dovrei poter... Sì, dovrei poter richiudere. Ma in realtà bisogna incollare anche questo, che non ha una vite. Ma noi facciamo così, glielo adattiamo con la violenza e poi passiamo a utilizzare il Polimax, che è duro come la merda del Santo Padre. Ci mettiamo il Polimax, uno sbruffo qui e uno qui, più che sufficienti per fare tenere tutto. Va bene, anche questa è fatta. Ah, questa mi si è rotta nelle mani perché è una lampadinetta della minchia. Vediamo com'è fatta dentro. Allora, questa lampada a LED è talmente cotta, guardate, è cotta dall'alta temperatura, che si sbriciola, perché ha solo tre LED. Sicuramente per fargli fare la luce che gli fanno fare l'avranno sparata a palla. Ah, questa è estraibile, guardate, ha il connettore. Ah, che bello. Però questo non ha un chip di controllo. Questa è proprio una merda. È proprio una merda che scalda bestia. Che schifo. Ma che è sta merda? 5 watt 80 lumen, 48 mAh per 5 watt, io questa non la tocco nemmeno, non manco la modifica, io non la uso più e vaffanculo, perché qui ci sono radiziatore, transistor, questo è un oscillatore del cazzo, mamma mia, questo è un orrore, orrore, questa non la userò, ne vaffanculo. Va bene, abbastanza facile aprire questa, anche se è saltato via un pezzo, perché scaldandolo con l'asciugacapelli si è aperta come si deve, e ho tolto la resistenzina, è una di quelle IKEA delle prime che vi ho fatto vedere, è bastato appoggiarci il saldatore e quindi è venuta via la resistenza. L'ho provata, funziona, e quindi la richiudo, non si vede un cazzo, va bene così. Adesso abbiamo delle lampade che consumano 17 mA, 18,6, 18,2, che bella da qui, 28,2, questa consuma un po' tanto, forse questa ho tolto l'altra resistenza, e 16,9, e quindi sì, qui ho tolto una delle resistenze, no, ma questa forse non è modificata, non capisco. Ah sì, da 58 mA sono sceso a 28, da 60 a 30, ho dimezzato, qui ho più che dimezzato, perché no, 35, 18, 18,36, va bene, questa era 58,16, è diventata, questa ho meno che dimezzato, e quindi insomma, giusto per farvi un paragone, questa che ha solo 3 LED e che è una merda, consuma 60 mA, quindi 3 di queste consumano quanto questa, che era quella col pirlo piccolo che mi si è sfasciata nelle mani. E questo è quanto? Sì, è una rottura di coglioni farlo, sì, in che cosa risparmiate? Bah, risparmiate la metà in bolletta a questo punto, perché ottenete un po' meno luce, d'accordo, però ottenete delle lampade che non si sfasciano mai più, dal punto di vista, diciamo, dal lato LED. Il lato componentistica condensatore è un'altra cosa, ma come abbiamo visto si può anche arrivare al circuito e smontarlo. E per finire ho messo le mani anche su queste, perché mi sono detto no, non gliela do vinta. E cosa ho scoperto? Intanto ho scoperto, come forse già vi ho detto prima, che questo si può sfilare, è un bel sistema, e quindi lui si sfila perché ha questa molletta. Poi il circuito è strano, non ha un vero e proprio chip, ha un raddrizzatore qua e ha un chip a tre piedini, però io qua ho trovato ancora le due resistenze veramente minuscole, sono riuscito a leggere i valori, e quella che ho appena tolto è da 11 ohm, mentre quest'altra è da, vaffanculo, è da 68 mi pare, e metti a fuoco, ho lasciato quella da 68 ed è veramente veramente bassa, la luminosità è un po' più bassa, è più bassa, per cui adesso io toglierò quella da 68 e gliene solderò un'altra, ma potrei riprovare quella da 11. Ma sì, riproviamo quella da 11 e vediamo come va. Beh, prima vi faccio vedere quella da... con la lampada da 68 ohm, la luminosità è veramente ridicola e consuma 6 mA. Attenzione, non sto consumando praticamente niente. È una lampadina da 6 mA. Prima ne consumava 30, quindi adesso vediamo un po', gli rimetto quella da 11 ohm che era qui
e che forse ho appena fatto volare in terra. E quindi ho fatto anche qua la modifica. Resistenza da 33 ohm, luce un po' scadente. Modifica violenta, 47 ohm, se non mi sbaglio. Basta rimontarla nel proprio cazzo e la resistenza sbatte. Perché? Maledizione. Porco. Perché questo va girato al contrario. Quindi va girato così. Ecco, quindi la metto così e vaffanculo. Quindi ora ficco questo con odio. E ora è entrata. Mi ficco questo e la proviamo. Vediamo che cazzo succede. E si accende, va bene, vaffanculo. E qua siamo veramente scesi con il consumo da 30 e passa miliampere, adesso non ricordo, siamo scesi a 7. Quindi praticamente abbiamo una lampadina che non consuma un cazzo e che sì, fa abbastanza luce. E guardiamola al buio mentre qua sparano bombe, logicamente, perché non si può stare senza bombe in questo cazzo di paese. Non è male come lampada, eh. Beh, dai, illumina. Non è il massimo, ma comunque non consuma un cazzo. Bene così. Io vi ringrazio per aver visto questo inutile video che spiega come modificare le lampade per renderle più efficienti. Efficienti nel senso che il LED lavora in modo più efficiente. Non è detto che faccia decisamente più luce, non fa più luce, ne fa un po' di meno, ma perlomeno la lampada durerà sicuramente molti, molti anni in più. E parlo dei LED ovviamente, non della circuiteria interna. Quella purtroppo è fatta di condensatori e sapete benissimo che i condensatori sono una merda. Però va bene, abbiamo imparato qualcosa. Le famose Dubai Lamp sono progettate con questo tipo di criterio. Utilizzano però LED a filamento e non LED di questo tipo. E consumano veramente pochissimo, veramente pochissimo. 3 watt 60 watt, 1 watt 25 watt, queste sono le Dubai Lamp. Dove cazzo sto inquadrando? È probabile che si trovino adesso sul mercato, queste avevano un contratto per 5 anni per farle solo lì, solamente lì, e cercatele, non ho idea di dove si trovino, però sono veramente incredibili.